Filiberto. Com'è andato il viaggio? Le hai parlato di me? Ma certamente. Ho messo in luce i tuoi pregi e ho taciuto i difetti. E qui com'è andata? Magnificamente. Si è fatto odiare da tutti, più di prima. Molto di più. Pretende imporre lo ius prime noctis. Ha firmato il proclama. Ma è impazzito. Nessuno a Matera sopporterà un'onda simile. Si ribelleranno ed è quello che voglio. Filippo d'Aragona capirà che io solo posso tenere questa città. Il piano è perfetto. Distruggi la potenza del padre e ne prendi il posto. Sposando la figlia, erediti legalmente i beni dei Tramontana, che ormai sono molti. E io? Come c'entro nel gioco io? Io ho l'abitudine di tener fede alle mie promesse. Dovresti saperlo ormai. Ricordati che tengo molto al ducato e alle terre di Francavilla. E poi la corona di duchessa mi sta molto bene. Ma io... Buonanotte, messere, grazie. Buonanotte. Iniquitatibus eius. Amen. Requiem eterne dona i domine lux perpetua luce a tei, requiescat in pace. Amen. Innanzi a Dio misericordioso, giuro di punire il colpevole della tua morte. Perdonami, padre, se non sono stato al tuo fianco per difenderti. La mia vita è dedicata a te, padre. Per le spese di riorganizzazione dell'esercito e per la costruzione del castello che sia degna dimora del nostro amato governatore, il conte Tramontana, sarà stanziata la somma di 50.000 scudi d'oro. Pertanto, si stabilisce che ogni cittadino sarà tassato secondo i suoi averi fino al raggiungimento di tale somma. In tutta la città e nelle campagne circostanti sarà applicato lo ius prime noctis. Duke, questo affare del palazzo, che vogliono i soldi, io l'ho capita. Ma quello ius prime notte, che vuol dire? Quando è che ti sposi tu, Gioacchino? Io, a fine mese. A fine mese, te ne accorgerai con Tramontana. Bisogna pensare a cose monumentali, eterne. Le pietre raccontano della passata grandezza. E io voglio essere ricordato come un grande. Il mio castello deve essere il più bello, il più sontuoso. Ma voi siete un architetto importante? Beh, questo io non lo dico, lo lascio dire agli altri. Perché quando si è sicuri della propria grandezza non vedo. La modestia è la virtù degli inetti, ricordatelo. Mi sembra un castello già molto importante, costa un mucchio di soldi. Abbiamo già superato... E tu che cosa stai a fare? Perché non trovi altro denaro? Imponi altre tasse. Gli imbecilli pagheranno. E qui pagheranno tutti. La corda troppo tesa si spezza. E spezzeranno le loro schiene sotto i colpi delle frustate. Ma padre, perché parlate così? Non è giusto. No, insomma, basta, tu non devi interferire. Provvedi a quanto ti ho detto. Ma ricordati che non amo discutere. Sono molto preoccupata. Mio padre, senza accorgersene, prepara la rivolta del popolo di Matera. La gente è stanca, disperata. Dalla disperazione alla rivolta il passo è breve. Io cerco di mitigare i suoi impulsi. Veglio sulla vostra felicità, che mi sta molto a cuore. Voi lo sapete. Io vi rinnovo. Non ora, vi prego. Sono troppo turbata. Posso almeno sperare.